Assessore, Milano è avanti dal punto di vista dell'utilizzo dell'elettrico? Sì, noi crediamo molto sull'elettrico. Oggi abbiamo in pubblicazione queste linee guida per le colonnine di ricarica dei privati sul suolo pubblico, un passaggio molto importante che ci permetterà di aumentare dai 60 punti odierni arrivare ai 1000 punti nel giro di un biennio. Questo per noi è molto importante perché permette a chi ha un'auto elettrica, un veicolo elettrico, di avere la possibilità di ricarica non solo a casa propria ma anche nella città. E poi il piano di ATM, bus elettrici in tutti gli acquisti e le scelte di area B e area C vanno a condizionare e ci aiuteranno. Già in quest'ultimo anno in area C sono raddoppiati i veicoli elettrici, sono più di 500 passaggi giorno di veicoli e un veicolo su 6 che gira in città nel centro è elettrico. Senta, sul piano della mobilità però si annunciano forti novità a partire da lunedì, no? Dal 1 ottobre. Certo, ci sono linee chiare di blocco alle Euro 3 diesel con tutta la regione, che poi diventerà ancora più stringente con area B a gennaio e a ottobre gli Euro 4. Questo è perché la lotta per la qualità dell'aria per noi è determinante. Differenza fra area B e C? L'area B è tutta la città e non è a pagamento ma blocca i veicoli piccoli. Sento, un'ultima considerazione riguarda l'aumento dei biglietti. È sì. Definitivo quando scatterà o è possibile qualche revisione di questa decisione? Intanto aumento dei biglietti, non aumentano gli abbonamenti, non cambia niente per gli under 26, non cambia niente per gli anziani, uguale ad oggi, e anche per gli abbonamenti ordinari annuali rimane la stessa cifra. Per chi viene da fuori Milano c'è anzi una riduzione dell'abbonamento, quindi aumenterà il biglietto singolo, rimangono uguali gli abbonamenti e anzi diminuiscono. Era inevitabile? Era inevitabile questo? Era inevitabile, noi abbiamo aumentato il servizio, abbiamo in questi ultimi 6 anni 13 milioni di chilometri di vettura in più e il contributo regionale è diminuito di 17 milioni all'anno. Allora siamo costretti, ma abbiamo scelto di toccare chi usa saltuariamente il mezzo, mentre con un abbonamento non aumentiamo di un centesimo, anzi chi viene da fuori Milano dovrà spendere meno per l'abbonamento. Un abbonamento annuale rateizzato mensilmente costa 27,5 euro al mese, meno di un caffè al giorno.